Ogni giorno, da lunedì e venerdì, dalle 10 alle 12, con Monica Morgan c'è Bella e Monella Magazine. Bellezza, benessere, amore, cucina, motori, sport, viaggi, moda, libri, curiosità e le grandi interviste. In studio con me c'è il presentatore di Festival Show, insomma il papà di Festival Show, Paolo Baruzzo, benvenuto Paolo! Ciao Monica, che sorpresa, ero di là indaffarato fra piazze, promozioni, cast, problemi ansie, giornali. Infatti sono inciampato uscendo dall'ufficio perché il mio praticamente è un magazzino, non è più scoppia un ufficio. Di roba perché stiamo per partire, manca ormai veramente poco, manca un mese e mezzo ed è stata annunciata finalmente la presentatrice. Allora, visto che tu insomma sei il mio esperto in questo senso, no? Dai l'annuncio, chi sarà la presentatrice di Festival Show di quest'anno? Allora, in mezzo a tutta l'ondata organizzativa del Festival Show, un bel giorno mi ha attraversato sto pensiero, sta idea di cercarla, di contattarla e di proporle di essere lei quest'anno la nostra testimonial, la nostra conduttrice delle 8 previste date di Festival Show 2015. L'ho appunto cercata, l'ho incontrata, è stato un incontro cordialissimo, simpatico, quasi amichevole. Lei ha accolto con gioia la nostra proposta e sarà, come scritto su tutti i giornali stamattina. Sì, siamo dappertutto. Giorgia Palmas, la presentatrice di Festival Show, ed è collegata con noi. Ciao Giorgia. Ciao a tutti, eccomi qua. Ciao, sono contentissima, finalmente. Dai che partiamo, dai, su. Ci ha fatto tanto piacere, anche perché abbiamo visto che anche tu hai condiviso, proprio come diceva Paolo, con gioia su tutti i tuoi social network, no, il fatto di partire con questa avventura. Manca un mese e mezzo, sei pronta Giorgia? Perché qua siamo tutti con le cartelle ancora in giro, con le cose. Ma guarda, io sono pronta nel senso che non vedo l'ora di iniziare, perché Paolo mi ha illustrato benissimo questo progetto e devo dire che è un progetto che mi affascina molto, mi coinvolge, la musica è meravigliosa, ho avuto già la fortuna di lavorare in ambito musicale e devo dire che quindi per me è un ritorno, ma è proprio sposare il vostro progetto in maniera davvero, lo faccio con affetto, per cui non vedo l'ora di iniziare, di divertirmi con voi e di riempire queste piazze, di vivere questa estate all'insegna della musica. Mi è piaciuto molto, Giorgia, stamattina leggendo la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, il Mattino di Padova, il Corriere delle Alpi, che hanno dedicato un ampio articolo a questo annuncio. Evidentemente ieri ti hanno contattata e tu hai detto: porteremo musica e sorrisi, certo, e divertimento a tutti in questa estate. Quindi è una bella cosa, ti sei già sintonizzata con il nostro stile, con il nostro approccio e nell'organizzare questa manifestazione, che peraltro ogni anno e puntualmente in ogni piazza raccoglie decine di migliaia di persone, che quest'anno, esatto, io sono orgoglioso e contento, verranno anche e soprattutto per applaudire te. Ma guarda, io devo dire, intanto ringrazio i quotidiani per queste interviste, l'intervista è stata molto, molto carina, molto cordiale, ringrazio i social network, tutti i commenti che sono già arrivati positivi, anche perché la vostra è una realtà che comunque si conosce, già ben affermata, per cui dobbiamo proseguire, magari, che so, veramente portare anche qualche piccola novità, poi vediamo, insomma, cammin facendo che le novità e le sorprese che prepareremo per tutti coloro che verranno ad ascoltare e a divertirsi con noi. È sicuramente bellissimo il fatto di poter regalare una serata di musica, di divertimento, di leggerezza anche, no? Durante l'estate per tutti, per le famiglie, quindi anche per i bambini, l'ingresso è libero poi, no? Per vedere queste serate, certo, per vedere questi spettacoli, per cui credo che sia veramente un progetto tutto fatto di energia positiva, per cui sono contenta di farne parte, soprattutto per questo. Tu sei un po' il nostro sorriso dell'estate, poi ti abbiamo visto sempre in televisione durante l'estate, no? A fare gag, a divertirci. Esatto, l'estate è proprio la mia stagione, nel senso che d'estate, sicuramente anche perché nasco in una regione, in un'isola meravigliosa che d'estate veramente sboccia, per cui devo dire che l'estate per me è una stagione particolare in cui vale la pena davvero divertirsi, stare insieme, ascoltare bella musica, partecipare magari a degli eventi belli e potervi partecipare e anche condurre, per me è davvero una bellissima occasione. Noi siamo felicissimi di averti, partiremo sabato
27 giugno da Castelfranco Veneto, che è il nostro Veneto. Giochiamo in casa, insomma, è proprio qui la piazza Perfetto. Giorgione, che è meravigliosa, a due passi dalla nostra sede delle radio, per cui ti aspetteremo anche qua in radio, ma avremo poi occasione certo. di vederci. E poi certo. chiuderemo in Arena di Verona il 9 di settembre. So che esatto. avevi anche già rilasciato una dichiarazione su questo, nel senso che hai detto sento sì. già l'emozione per questa chiusura in Arena di Verona. Allora, devo dirsi che io sento l'emozione un po' per tutte le tappe, perché secondo me step by step saranno delle emozioni nuove, come se fosse sempre la prima serata, no? Perché comunque cambieremo location, perché comunque tutte le cornici scelte sono delle cornici molto molto particolari, come questa prima di cui parlavi, appunto a Castelfranco Veneto. Sicuramente il pensiero poi di finire questa avventura all'Arena di Verona, devo dire che è un'emozione tutta particolare, perché è davvero un onore, sono felice, ma anche un'emozione, no? Un'emozione, una responsabilità, perché è in palco l'Arena di Verona, quindi sarà bello e particolare, credo indimenticabile. Noi ci contiamo tanto. Io Giorgia ti abbraccio e appuntamento allora a presto Addio. Con te sul meraviglioso palco del Festival Show. Per tutta l'estate staremo insieme, per tutta l'estate insomma sì. ci divertiremo. Grazie mille Giorgia. Ciao Giorgia. A presto. Ciao, a grazie presto. A voi, grazie Paolo, e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori, e insomma vi aspettiamo in tutte le piazze del Festival Show. Grazie, a prestissimo, ciao.